Noi sappiamo, perché Dio ce lo rivela per lo Spirito suo, nella sua parola, come Dio opera. E quando non riusciamo a sapere i perché, tuttavia siamo gratificati dal fatto che Dio ci dice: ancora non te lo posso spiegare, ma te lo spiegherò. Tu non sai ora quello che io fo, ma lo capirai dopo. E in questa attesa del dopo passa la nostra vita sui più grandi misteri dei travagli e delle lotte, delle malattie e delle difficoltà che incontriamo, sapendo che Dio ha un programma e quello che riesce a farci capire ora ce lo spiega e poi ci dice: quando sarai cresciuto un altro po' ti spiegherò il resto. Dio c'ha un suo programma. Io t'ammaestro per dirti parecchie cose. La prima, ti faccio capire che al principio delle tue supplicazioni una parola è uscita. Ti faccio capire che prima ancora che tu cominciassi a spiegarti, prima ancora che tu esternassi i sentimenti del tuo cuore, prima ancora che tu confessassi il tuo peccato, prima ancora che tu ti rivolgessi a me per avere l'intervento e dicessi: Signore, perdona, sa' attento, fa subito, e non indugiare per amore di te stesso, già prima ancora Dio aveva risposto. Perché prima che i pensieri salgono nella nostra mente, prima che questi pensieri vengano sulle nostre labbra, Dio già sa quello che noi vogliamo dirgli. E Dio ha già preparato tutto. Meraviglioso, no? Quindi non è vero che Dio ritarda le risposte. È vero che Lui risponde al principio. Io però sono venuto per comunicartela, in questo caso te la comunico mentre stai pregando ancora. In altri casi, vi ricordate, no, pur essendo partito subito non è potuto arrivare perché c'era stata battaglia in cielo, vi ricordate? Quando Daniele prega e la risposta non viene, Daniele continua a pregare e poi alla fine, quando viene la risposta, l'arcangelo deve dire: io ero partito da tanto tempo, soltanto che ho incontrato per strada uno che mi ha fermato, però l'ho vinto. Ci sono dei ritardi, non nell'intervento di Dio, ma nei ritardi per incidenti di percorso. E l'incidente di percorso più grande è che c'è l'avversario dell'anima tua e dell'anima mia che cerca di bloccare. Perché altrimenti, se tutte le preghiere fossero risposte subito, l'avversario dell'anima nostra non riuscirebbe mai a compiere l'opera sua, e invece tenta. Ma tenta e riesce solo ad impedire, riesce solo a ritardare, ma non riesce a fermare la risposta di Dio. Nessuno abbia timore e paura che Dio non possa rispondere perché l'avversario dell'anima nostra blocca tutto. No, no, il nemico, il serpente antico, il tentatore, tenta, e tenta anche di fermare l'opera di Dio, ma non ci riesce, perché quello che Dio ha pronunciato ha valore e raggiunge il suo fine. È importante. Poi io ti voglio dire un'altra cosa. È buono che tu la sappi. Non solo prima che tu cominciassi a pregare la risposta già era venuta, ma tu sei grandemente amato. Bello, no? La notizia viene da parte di Dio per dire a Daniele: tu sei grandemente amato, amato da Dio. E quello che Dio vuole dirci nel comunicarci la sua grazia, ci dice: primo, che prima ancora che noi cominciamo a pregare, la risposta già è partita, quindi viene,
E non ti preoccupare dei secondi, dei minuti, delle ore, dei giorni, delle settimane, degli anni, dei lustri, dei decenni. La risposta è partita. E qualsiasi cosa possa capitare, presto o tardi la risposta arriva, perché Dio è fedele.